Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E riprendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Alleluia, alleluia. Alleluia, oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, 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 oh, alleluia. Ben ritrovati nel Vangelo della Gioia in questa 27esima domenica del tempo ordinario, dove Gesù al capitolo 10 viene interrogato da alcuni farisei per metterlo a prova. In realtà non è una domanda di approfondimento, ma è una domanda per cercare qualcosa per cui accusare Gesù. E dice: «Ma è vero che è lecito un marito ripudiare la propria moglie?» Qui c'erano diverse scuole di pensiero e in particolare c'era una scuola più lassista, un po' più tenera, che diceva il marito può lasciare la moglie solo in un caso, che è quello del divorzio, del tradimento. L'altro invece è una scuola più rigida, che diceva se una moglie, qui si sarebbe messo molto in crisi, non sapeva cucinare o bruciava, si poteva rimandare a casa. E quindi c'era un po' di discussione in questo. E davanti a questa domanda, quindi se è lecito un marito ripudiare la propria moglie, Gesù rimanda alla legge di Mosè. Cosa vi ha ordinato? E Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio. E Gesù rilegge Mosè, dice: «Per la durezza del vostro cuore e gli ha permesso», e si rifà all'inizio della Sacra Scrittura, all'inizio della storia della salvezza. «Ma all'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due diventeranno una carne sola, e l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». Ecco, questo Gesù rimanda al progetto iniziale,
Questo chiaramente non vuole essere un giudizio per quanto riguarda le persone in ascolto. Ecco, però dobbiamo dire qual è il progetto del Signore. Il progetto è fatto di l'unione di un uomo e una donna con due elementi. Da una parte la perseveranza e il perdono reciproco. La perseveranza. Ecco, una coppia, una famiglia nel Signore può perseverare nell'amore, nella preghiera, nella decisione di amarci, perché ricordiamo che amare è sempre una decisione, non è soltanto un sentimento. Io decido di amare. E pensiamo alle mamme qui in ascolto che magari hanno dei bambini piccoli, alla notte, insomma, quando magari piangono, non c'è una gran voglia di alzarsi così, però la mamma decide, o anche il papà, decide di alzarsi. Questa è la prova che l'amore non è soltanto un sentimento. Mi sento di alzarmi, non mi sento, mi sento di amare, ma è una decisione. Io decido, decido di amare. Questo è molto bello, il libro edito dalla comunità di Bose, il matrimonio, l'avventura del matrimonio di coniugi Chauvelon, purtroppo è venuto a mancare lui, molto bello, però dove si approfondisce questo, l'amore è una decisione fatta di giorni dopo giorni, ma anche, ecco il secondo ingrediente, di perdono reciproco. Quante volte occorre perdonare, perdonare l'altro, perdonare noi stessi. Senza il perdono la coppia veramente non può vivere. E poi Gesù mette anche, sottolinea, l'importanza del distacco dalla famiglia di origine. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due diventeranno una carne sola. Quindi c'è qualcosa di nuovo. Purtroppo molte coppie, così non pensando in maniera, hanno permesso ai genitori di origine di entrare in maniera molto forte, ecco, nella loro vita, e purtroppo qualche matrimonio è andato in crisi. Purtroppo a causa, chiaramente non volendo, appunto di qualche genitore, forse anche troppo invasivo. Ecco, Gesù sottolinea questo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Questo che certamente non vuol dire non amare, ma significa entrare nella logica, io voglio fare qualcosa di nuovo con te, a mia moglie, ai miei figli, e c'è qualcosa di nuovo, quindi c'è una rottura con la famiglia di origine per generare qualcosa di nuovo. E i discepoli, davanti all'espressione di Gesù, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, i discepoli lo interrogarono e di nuovo su questo argomento. Gesù sottolinea, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e così anche per la donna. È interessante che Gesù mette sulla stessa dignità l'uomo e la donna, cosa che appunto detta 2000 anni fa è veramente profetica. Molte zone del mondo questa cosa qui non è uguale. E gli presentarono poi dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li rimproverarono. A volte gli apostoli fanno così davanti alla confusione dei bambini. E però Gesù prende questo spazio per rimproverare, addirittura dice, si indigna e dice, lasciate che i bambini vengano a me. Ecco, questo è il compito dei genitori. I genitori, oltre a perdonarsi, a ravvivare il loro amore giorno dopo giorno, proprio come un bambino, hanno questo compito, portare al Signore i propri figli. Spesso nell'incontro dei genitori di catechismo diciamo, siete voi i primi catechisti, ma io faccio fatica a credere, faccio fatica, e non abbiate paura di portare i bambini al Signore. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio, e chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, con stupore, con gratitudine, non entrerà in esso. Ecco, è bello che è vero che nel Vangelo dice che Gesù li prende tra le braccia, li benedice, impone le mani, ma in realtà siamo noi questi bambini. Ecco, l'augurio proprio che possiamo sentire che Gesù ci abbraccia, ci benedice, ci perdona, impone le mani, e proprio entra in questa logica di dire io sono per te l'amore di Dio, io ti rivelo il volto del Padre. Ecco, sentiamoci abbracciati. E nei sette
ottobre ricordiamo tutta la Chiesa la festa della Madonna del Rosario. Ecco, il Rosario, questa preghiera semplice, ricordiamo nel 2002 San Giovanni Paolo II ha aggiunto i cinque misteri della luce per approfondire che il Rosario innanzitutto è una preghiera cristologica, ovvero nei nuovi cinque misteri, che sono appunto il battesimo del Signore, l'annuncio, le nozze di Cana, l'annuncio del regno, la trasfigurazione e l'Eucaristia, noi sottolineiamo cinque momenti della vita del Signore. Ebbene, Maria ci guida al Signore, ci guida a questo abbraccio. Ecco l'augurio che in questa settimana ciascuno di noi possa essere preso per mano da Maria, che ci conduce al Signore in questo abbraccio e in questa benedizione. Buona settimana a tutti. Grazie. Ha creato cielo e terra. Che ha creato.